Sono fotografo dal 2000. Beh, allora, sì, ho svolto un po' di attività commerciale, poi da intorno al 2004 ho cominciato a dedicarmi sempre di più, fino ad ora che faccio solo esclusivamente questo, alla ricerca fotografica. Quando mi chiedono cosa faccio, infatti non dico più che faccio il fotografo, ma studio fotografia, se no non ci capiamo. Allora, sì, nel 2004 ho vinto la prima borsa di studio a Ravenna con ERA. Poi dopo ho cominciato a orbitare attorno a Guido Guidi, che è uno dei migliori fotografi italiani adesso che c'è in circolazione e ho la fortuna che sta a 20 km da casa mia. Ho cominciato a frequentare lui, gli ho fatto da assistente prima all'Accademia di Belle Arti di Ravenna e poi allo UAV a Venezia. È arrivata una selezione importante l'anno scorso dalla Biennale di Fotografia e di Architettura di Stoccarda e poi niente, poi dopo c'è una serie di progetti che si completeranno da giugno di quest'anno fino a marzo-aprile del 2009. Vabbè, nel 2005 avevo proposto all'assessorato alla cultura in provincia a Ferrara di fare una campagna fotografica sul vecchio tracciato dell'Adriatica. Il progetto poi è partito ma non è finito e quindi sono stato dirottato qui sul comune di Argenta. L'assessore alla cultura di qua, Adamo Antonellini, e la responsabile dell'ufficio turismo, Rita Rizzioli, hanno sposato questa causa con coraggio e abbiamo deciso di produrre questo lavoro che si chiama EO perché la forma, diciamo, l'estensione del territorio comunale di Argenta va da un'est abbastanza estrema, che è quasi sulla costa con Casal Borsetti, fino all'entroterra a sfiorare, a lambire sia Ferrara che Argenta. E quindi, visto che ha questa forma allungata e cominciavo a fare le riprese la mattina, finivo il pomeriggio, è un da est verso ovest. È un territorio che conosco, che conoscevo anche prima. Risulta essere interessante perché è molto rarefatto, c'è un'antropizzazione forte, non c'è più natura, a parte quelle poche oasi, qualcosa, ma però è un orizzonte basso, pulito, si presta a essere fotografato. Le fotografie non si fanno con le idee, si fanno con le fotografie, quindi uno fotografa e viene fuori dalla roba. Si fa una selezione e è morta lì. Non c'è nessun messaggio, magari c'è un intento che è quello agli eventuali spettatori della mostra di guardare anche loro, come ho fatto io, il loro stesso territorio. La fotografia, secondo me, ha dei fini scientifici eccezionali e appunto ci permette di vedere le cose meglio. Non ci sono esseri umani perché, allora, forse perché ho studiato architettura, sono nato come fotografo d'architettura, mi interessa il costruito. La scala umana forse non mi interessa, trovo i ritratti molto difficili da fare perché fare un buon ritratto è fatica, mi piace lavorare da solo, forse boh, mi è rimasto qualcosa da una certa fotografia milanese negli anni 80. Il fotografo deve nascondere la propria mano, meno si sente l'autorealità del fotografo, più molto probabilmente la fotografia è buona. La fotografia è una scrittura automatica della realtà, è una macchina, premi un tasto e la fa. Quindi non c'è nessun intervento preponderante, insomma, dell'uomo. E quindi il fotografo deve nascondere la propria mano, deve rimanere solo la fotografia, niente di più.